Siamo dinanzi alla Madonna del Rosario. Nel mese di ottobre, quello del Rosario, venne canonizzato, era il 21 del mese dell'anno 1951, il nostro Sant'Antonio Maria Gianelli, la cui devozione verso la Vergine e l'uso frequentissimo della corona del rosario sono noti a tutti. Fu il venerabile servo di Dio Pio XII Papa a proclamarlo santo insieme a San Francesco Maria Bianchi dei Barnabiti e a Sant'Ignazio d'Alaconi dei Cappuccini, nella Basilica Vaticana, nello splendore della Basilica Vaticana. Fu postulata, per mezzo degli avvocati concistoriali, la canonizzazione dei tre beati e il Papa, attraverso il segretario dei brevi ai principi, rispose in latino che avrebbe proceduto alla canonizzazione, disse il prelato, con un oraculum fallinescium, cioè usando della infallibilità legata al ministero del Romano Pontefice. E così fece. Seduto ex cattedra, quindi ad onore della Santissima Individua Trinità, ad aumento della religione cristiana, proclamò santi i tre menzionati, li dichiarò e li definì per sempre. Poi tenne l'omelia prima della messa pontificale, omelia in lingua latina, che inizia proprio parlando del Gianelli. È poco più che una pagina, ma riesce a delineare la figura del santo in maniera veramente stupefacente. Fin dai primi anni della sua giovinezza, molti si aspettavano dal fanciullo, dal giovane Antonio, cose mirabili perché già vedevano i segni della santità che cresceva insieme all'età e alla sapienza. Era come un albero promettente frutti generosi e salutari. E poi il Papa si sofferma sui primi anni del sacerdozio in Genova, dove fu posto a prendersi cura degli alunni del seminario. E poi il Papa parla di un'amplissima parecchia, di una parrocchia di grandi misure, quella di San Giovanni Battista in Chiavari, che gli fu affidata, e dove egli ebbe modo di essere verso i poveri, verso gli afflitti di ogni genere e verso gli ammalati, dice il Papa, communis pater, il padre veramente di tutti. E poi aggiunge che era chiamato uomo di ferro. Notate, perché la sua intraprendenza e la sua tenacia gli facevano compiere quello che aveva iniziato per il regno di Dio. Quando infatti lo definiamo il santo di ferro, non alludiamo tanto alla dura disciplina a cui si sottoponeva lui, non sottoponeva gli altri, che comunque richiamava al dovere e alla virtù. Ma ci riferiamo proprio a questa sua determinazione nell'evangelizzare.
E questo lo fece in modo sublime quando fu fatto vescovo di Bobbio, dove si dedicò alla cura del clero, dal piccolo clero, come veniva chiamato il seminario, ai sacerdoti, chiedendo a loro un ministero indefesso e una virtù speciale. E lui stesso non si dava pace, non si dava tregua, girando per la sua alpestre diocesi e tenendo quelle che si chiamavano le missioni al popolo. E conclude Pio XII che cominciavano a dirgli, morì giovane, di riposarsi un po' perché appariva allo stremo della fatica apostolica. E lui rispondeva che per il ministro di Dio ci sono soltanto due occasioni di riposo. Per il corpo, il sepolcro, e per l'anima, la dimora della beatitudine celeste. Queste parole di Pio XII raffigurano al vivo il santo che tanto ci è caro e del quale commemoriamo i 60 anni dalla canonizzazione. Thank you.